Bonjour à tous et bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parlera un peu de moi, parce que la semaine dernière, j'avais lancé un sondage dans ma page Facebook et je vous avais demandé de me laisser, de me faire des questions, de me poser des questions sur ma vie en général. Et moi, j'aurais répondu à ces questions-là dans ma prochaine vidéo, donc dans cette vidéo-ci. Et bon, vous m'avez fait beaucoup de questions. Et moi, je vais vous répondre maintenant en italien. oui, parce que je pense que si je pars en italien en 2 mois, vous avez aussi l'occasion d'apprendre un peu de lexique en plus, de revoir tout ce qu'on a déjà fait ensemble. Et oui, donc oui, apprendre l'italien, encore une fois, avec moi. Ok? Bon. Alors, je vous laisse avec les questions maintenant. Vi auguro buona visione. E se avete delle domande, lasciate un commento qui sotto, va bene? Se voi avete delle questioni, laissez-moi un commentaire ici, dall'espace, sulla visione. Je sais pas comment le nommer, ok? Bon. Buona visione! Come hai imparato 4 lingue? Beh, diciamo innanzitutto che non ho ancora imparato veramente tutte queste lingue. Secondo me non si finisce mai di imparare e anche adesso, dopo tanti anni di studio, faccio ancora molti errori in tutte le lingue che parlo. Comunque, al di là di questo, ho imparato le lingue che conosco soprattutto a scuola e all'università. La prima lingua che ho studiato, che ho imparato, è stata l'inglese alla scuola primaria. Poi ho cominciato tedesco e francese quando ero al liceo e infine ho studiato sloveno all'università. Adesso studio solamente tedesco e francese perché per diventare dei professionisti, diciamo, delle lingue, secondo me è importante specializzarsi su poche lingue e 4 sono troppe, secondo me. Quindi per questo motivo ho scelto solamente 2 lingue e quindi tedesco e francese. Perché studio queste lingue? Beh, perché studio per diventare traduttore e quindi le lingue sono fondamentali. Sì, il tedesco mi piace da sempre, il francese non mi piace sempre, ma lo studio lo stesso abbastanza volentieri. In quanti e in quali paesi si parla l'italiano? Allora, la prima domanda è difficile, quindi per ora posso dire solamente in quali paesi si parla l'italiano. Allora, l'italiano è la lingua ufficiale in Italia, a San Marino, a Città del Vaticano e in Svizzera, nel Canton Ticino, quindi nella parte a sud del paese. Poi ci sono dei territori bilingui in Slovenia e in Croazia e in generale in tutto il mondo ci sono molte comunità di italiani che sono formate soprattutto dagli immigrati e dei loro figli all'estero. In Canada, in Francia, in Belgio, per esempio, ci sono moltissime persone di origine italiana, me lo potete confermare. Quali sono i tuoi hobby? Oltre a questo canale su YouTube, sono molto interessato alle lingue straniere. Mi piace molto la musica. Non suono uno strumento musicale, ma ascolto veramente tantissima musica. Mi piacciono molto i film e il cinema, quindi se ho i soldi vado volentieri al cinema. Non sono molto sportivo, ma in estate solitamente vado a fare delle lunghe corse nei boschi o nei campi vicino a casa o in montagna. E per finire, sì, mi piace molto cucinare. Cucinare mi fa sentire bene e quindi sì, è una cosa che faccio molto volentieri. Altro non posso fare perché l'università è molto impegnativa e devo studiare molto, purtroppo. Cosa fai nella vita reale?
Ho già risposto in parte a questa domanda perché sì, sapete che faccio la laurea magistrale in traduzione. Dopo la triennale, il bachelor, volevo lavorare, ma non ho avuto molta fortuna e quindi ho dovuto continuare l'università, diciamo così. La facoltà dove sono ora non mi piace molto, ma voglio provare a finire gli studi. Da questo semestre inoltre lavoro come insegnante di sostegno per l'italiano nella mia facoltà ed è una cosa che faccio molto volentieri, è il motivo per cui resto qui volentieri, perché lo studio non mi piace, ma questo lavoro molto e quindi in futuro spero di diventare un bravo insegnante di italiano per gli stranieri. Da quale città vieni? Non dico il nome della città per una questione di privacy, ma posso dire che si trova un poco a nord di Venezia, in campagna, e quindi sì, vengo dall'Italia del nord, questo lo posso dire. Perché non studi in Italia? Perché non mi piaceva la città dove studiavo, Trieste. La città è bellissima, davvero, ma non era adatta a me. Quando hai fatto il tuo primo video, era per divertirti o contavi di farne diversi? Ho cominciato a girare queste lezioni perché sono molto egocentrico, no, scherzo, no, ho cominciato a girare queste lezioni perché alcune persone me l'avevano chiesto e perché volevo fare pratica di insegnamento. Sapete che voglio diventare insegnante e quindi questo è per me un modo per fare pratica. E tuttavia faccio questo solo per divertimento, non ricevo soldi per fare questi video, purtroppo devo fare tutto da solo. Quando hai avuto l'idea di fare questi video? Quando ho notato che su YouTube non c'erano molti video dedicati all'insegnamento dell'italiano. Prima ho iniziato a fare video in inglese, ma senza successo, e poi ho continuato con i video in francese. Qual è la più grande differenza tra l'Italia e la Francia, secondo te? Non lo so, perché in realtà considero l'Italia e la Francia due paesi sullo stesso livello. Sono due paesi molto simili e molto rivali anche per certe cose, perché sono due paesi che hanno tante cose molto belle e sì, ci sono delle differenze, ma sono uguali perché sono tutti e due molto ricchi, hanno una cultura molto molto ricca tutti e due. Cosa non ti piace della Francia? Sinceramente non c'è niente che non mi piace, perché in realtà non conosco così bene la Francia e non posso esprimere dei giudizi, diciamo così. La sola cosa che detesto a volte è il francese, ma la colpa dei professori, non è colpa dei francesi, assolutamente, non è colpa vostra. Quando non sei in Italia, qual è la cosa che ti manca di più? Soprattutto la mia famiglia e i miei amici, a volte anche il cibo, ma soprattutto la famiglia e gli amici, sì. Qual è la trasmissione televisiva più guardata in Italia? Diciamo che i programmi più guardati sono generalmente i talent show come X Factor o Italia's Got Talent e i programmi di cucina come Masterchef, per esempio. Inoltre gli italiani guardano molto volentieri anche lo sport e il calcio in particolare.
Pensi che fra un anno potrò parlare perfettamente l'italiano grazie ai tuoi video e ai miei sforzi da autodidatta? Beh, diciamo che i miei video non sono sufficienti perché un video da 10-15 minuti ogni 2 settimane è molto poco. Per questo motivo cerco sempre di integrare quello che dico nei video con degli esercizi extra sulla mia pagina Facebook, ma so che non sono comunque abbastanza. Secondo me è importante che voi facciate anche degli esercizi da soli in più, e per questo motivo nella descrizione del video vi ho messo un link ad una pagina internet dove ci sono molti esercizi di italiano per voi. Però seguitemi, sì, insomma, mi fa piacere se seguite i miei video, molto piacere. Ok, avete capito tutto? Io spero di sì, e quindi sì, se volete ci vediamo la prossima volta, va bene? Ciao a tutti, ciao, buona giornata!